Buonasera cari telespettatori e bentornati a Dillo a Stellina. Oggi siamo ad Elice, seconda mostra mercato della Trebbiatura, e come vedete alla mia destra è ancora in atto la Trebbiatura con la rievocazione storica. Ottavo Memorial Vadini Saverio, grandissimo pranzo, tutto regolare, tutto a posto, tutto alla grande. Noi siamo qui, ci ha chiamato Dillo a Stellina, potete venire, e noi siamo venuti con Babbo. Per l'arrivo dei trattori, qui la seconda fescia Trebbiatura, tutto a posto? Stellina, Dillo a Stellina! Esige sul rimorchio, ottimo questo! In barba ai controlli, vai! Ma questo lo fermavo! Buongiorno! Otto, tutto a posto? Tutto a posto, tutto regolare! Le freghine qui. Accite? No, tutte gli accite, tutti. Signora, ci fa calle, si sta benissimo. Si sta precisa? Benissimo. Ma pure col seggiolino, giustamente, facciamo. Pure col seggiolino, vai. Torno. Tutto a posto? Tutto bene. Ma questo ci è pazzito. Questo è un bambino. Ah, se l'ha perso. Sì. Ho capito. Ma buono. Un goldoni, vai, si vola. Sindaco, dici due parole istituzionali. Dai. Allora, istituzionali, per noi è veramente una, cioè la rievocazione della Trebbiatura è un motivo di grande orgoglio, specialmente nei nostri territori agricoli, che diciamo, questo era l'arrivo della Trebbia, era il giorno della resa dei conti. La resa dei conti che cosa significa? Significa che per il contadino era il giorno in cui, se il contadino aveva fatto tutte le pratiche culturali precedenti fatte bene, nel senso la ratura, il ripasso, la semina, la concimazione, tutte le fasi, e naturalmente la Trebbiatura era un buon risultato. La Trebbiatura era aggiudicarsi il vivere e la sopravvivenza soprattutto dell'inverno, insieme a tanti altri alimenti di prima necessità. Quindi sicuramente il contadino, che è molto laborioso, è stato sempre laborioso, sicuramente sarà una giornata molto importante per lui, ma avrà un giusto risultato. Quindi grazie naturalmente a chi organizza questa rievocazione, a questa bellissima giornata, perché anche se tanti di noi ormai non pratichiamo più questa professione, perché molti magari per noi è motivo di ricordo, un ricordo insomma dell'infanzia, certo. Però naturalmente siamo nati tutti, veniamo tutti dall'agricoltura, veniamo tutti dalla terra, e chi come me della mia età, chi più che meno, ovviamente insomma abbiamo dei ricordi d'infanzia che ci fa piacere rivivere in questa giornata. Ok. Trebbiatura che adesso andremo a fare, i trattori rientrano dal giro. Sì, diciamo. fanno tutto il giro delle contrate di Elice, mo rientra, e poi tra poco ci sarà la rievocazione della Trebbiatura. E poi ci andiamo tutti a tavola a mangiare. Ma tu non aspettate, Presidente. Eh sì. Già mi hai fatto provare l'utaral, com'è che si chiama l'utaral? L'utaral si chiama l'urimbiz, qua Eli si chiama l'urimbiz, e va bagnato in mezzo al vino. Capito, speriamo che il vino ci sia, ci sta. No, ci sta, ci sta, ci sta. C'è il vino a fiumi. Va bene. Presidente, grazie. Grazie a lei. E poi ci vediamo, ecco, in zona. Sì. Non la chiappa cacchedone, che sta l'offerta. Vai. Il bancarello è incredibile, ci sta di tutto. Dall'utensile tagliaramo, avvitatore, booster per macchine. Se avete la macchina un cambio automatico, non può mancare. All'interno della vostra auto questo, che vi salva la vita. Formata a tappeta, poi. Al parlare. Buongiorno ragazzi, al comando, in discesa, mai in salita. Che dici? Come va? Tutto a posto? Ma che si dice? Ma che ne sai? C'è noi siamo venuti. State a fare sto giro di trattura o no? C'è, ora sta a fare, però ancora arve. Ancora in arve? No. Va piano, i trattori mica va veloce, ma che ci tira fuori tu? No, potete. Se vuoi te ne va a passare lui tempo, ecco perché. Siamo in verde, ma
Si inverti, Piacere. Io ci stingo sempre. Tu dici, la volta si inverti. Giustamente. Tengo la campagna, capito? Ma. Come va quest'anno? Si può madare, si va. La ma arduai un po', arduai. Arduai un po'. Arduai. Come si secca a me? Come si secca. Invece le cose, le cococce, sta roba qua. No, qua si secca niente. Pure le citrone mi ha fatto tutte. Però le citrone mi ha ascolto. Sì, finiti? Già sta caccadone. Ma quando era grosso si citrone? Ma una decina di chili. Quello ci trova. Ma c'è le piccirelle, 3-4 kg un po'. Le melone? Melone è pure piccolo. Va bene. 3 kg, 2 kg. Va bene. Le melone gille, ma le verde ancora le coglie. Aspetta, 27 kg di? Tagalli. Oh, sei tornato. Allora, vediamo che 27 kg era, perché sono un po' presidente, sono un po' diffidente io. Andiamo a provare. Qui ci vuole un po' di vino però. Va bene. Ma questa è una cosa... Noi facciamo le cose serie, tu qua... Com'è questa lì? È buono. Ah, che vuole venire? Questo è la fine, la guida. Vabbè, noi mo ce lo mangiamo così, ci va fare male. Ma che la Franci già li sta a provare. Beh, uno non me lo so, mamma. Questa che ci vuole, l'isagice. No. Sei pronto per questa giornata di fuoco? Sono prontissimo, più che pronto. Qua che si cucina la lisagice? La sagicella di carne. Alla grande. Alla grande. Pochissimo di fuoco, tranquillo, intanto si mangia gli antipasti primi. Quando si mangiate le prime è pronto pure la salsiccia, è pronto. Un filo di gas, un filetto. Tu sei assistente alla cottura? Sì. Aiutante, secondo. Secondo aiutante. Ma qua sei due volte che si è smorso brutto. Ah, boh, questo va male male. Ma succede? Sì, può succedere. La bombola è scarica? No, è piena. È piena? Sicura dal carichino? No, sì. Ma che singolo è? E mi dici che già si stracca? Vabbè. Perché la giornata cominciava presto. E ci vuole la birra. La birra sta giù però, facilissima da trovare. Centro pista la puoi trovare. Arpita. Alla grande. Grande mezzo, questo un Fiat e cos'è? Un 70. Un di 5 DT. Un di 5 DT. Bello. Alla grande. Tu da quanti anni? Da 58, sempre. Mio padre. Luigi, buongiorno. Ma da quanti anni fai il conto terzista? Perché chi c'aveva... Da 13 anni. 13 anni? L'ha premorso col trattore, sono un mucetè. 13 anni, e poi quanti anni c'hai? Sono 38, delle pozze decimo. C'hai 85, 86. Compiuto. 86, meno 13, qua 73, se non sbaglio, no? Quindi sono... 73 anni che ti girenne, che sta trebbia dagli altri contadini a fare la trebbiatura. È bella era la prima. Comunque io vado sopra alla trebbiatura dal 47, avevamo la prima trebbia noi. Siamo vecchi d'arte. Quindi siete da una vita sopra questi mezzi agricoli. Sì. Il primo trattore è venuto, il sesto trattore venduto al consorzio, un 601 Fiat. Fatto una regolata. Sesto trattore venduto in tutta Pescara. altri tempi. Oggi che ci facciamo? Una trebbiatura tranquilla, una trebbiatura da festa. Beh, proprio per una festa la trebbiatura di quest'anno. La prima era sempre una festa quando si faceva la trebbiatura. Altro che una festa prima, perché dice San Giovanni, la trebbiatura, il grano si mangiava, era una festa. Ma quello di adesso, se va la metterebbia bene, se no non ci vanno, perché il lavoro è faticoso. Diciamo che prima era un evento straordinario, invece adesso ha perso un po' la sua importanza. Ha perso tutto. I giovani adesso non lo sanno i sacrifici che sono stati fatti prima per arrivare qua. Era notte e giorni il lavoro, però mi trovo pure contento. Maestro, buon lavoro allora. Grazie a te. Molto piacere, grande. Il maestro avete sentito quanti anni è che fa la trebbiatura? Non è che uno o due giorni, da mo' che si trebbie. Vai, facciamo una dedica a Stellina. E quante belle lo prima.
amor, lo secondo è più bella ancora. Se tu non vuoi pagare la pay per view e segui la stellina e JTV, e quando è bella lo primo amor, lo secondo è più bella ancora. Stelline cali fa una bella televisione, però sarpia me li finno figurone, e quando è bella lo primo. E lo secondo è più bella ancora. Grazie, un applauso a Stellina. Vai, vai, suoname, vai. Mari, 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 ma che ci dissa sotto, ci ti la conduttore della quedotte. E quando è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora. E lo terzo cuci cuci, e lo quarto me fa morire. Che puzzava alla fine della porchetta, anche lo limone mocca presso lo paletta. Quando è bella lo primo amore, lo secondo è più bella ancora. Che formaggio hai preparato per oggi? Allora, formaggio misto per friggere. Formaggio misto per friggere, è già pronto? Ancora sì. Sta appiccicando, ancora non no, friggere. Ancora l'accendiamo. Stelle, che dici, vuole provare un pezzetto, perché se è sì, buono prima di friggere. No, facciamo l'assaggio prima di friggere, se no... Qua il caldo, come vedete, pure io ho sudato perché ho gigato... Andiamo a vedere la papera, un po' se è scappato. Andiamo a vedere la papera, se è scappato. Io però vi tengo a fare una domanda per su fatto la papera, che ho letto il menù e ho letto chitarra al sugo di pane. L'abbiamo rivisto, Stelli. Siccome abbiamo il sindaco che gli piace sta chitarra, e so, anche se siamo qua a Pescara, nella provincia di Pescara, so che la chitarra è teramana. Ma però qua Elice una volta era teramano, poi è diventato Pescaretto. Poi... Ma ti faccio una domanda, perché non pappardella e chitarra? Qua le facci qualcuno? No, perché qua abbiamo un pastificio che si chiama la Mugnaia, sì, non so se c'è stato mai. E si faceva la rievocazione storica, mo dal Covid purtroppo si è stoppata, e fa sta chitarrina che è molto buona. Quindi si sposa con il sugo di pane. Sì, abbiamo revisionato. Rigorosamente muta. Muta, non parla più. Una volta che sta dentro alla pentola non parla più di sicuro. Si è ben chiaro questo, è vero. La papera da essere muta. Da essere muta. Già parla troppo, non va bene. Teniamo le femmine che parlano una frega. Sono fondi di vita. Signore, buongiorno. Guarda quante sono belle. Siete pronte? Voi state scalpitando per cucinare? Stellina, vuoi vedere il sugo? Il sugo di papera. La mamma ce l'aveva l'occhiale. Eccolo qua. Guarda che bella sugo di papera. I brividi faceva. Sì, perché la papera. Ti piace? La mia passione. Sì. Ma poi ci abbiamo delle cuoche che sono, guarda. Le vuoi presentare? Vai. Rita, Nadia, Orania. Leondina. Un nome esclusivo. Orania. Mio padre. Leondina. Angelina. Oh, è brava le cuore. Stelle, mi permette di ringraziarli a tutti quanti, grazie. Perché loro stanno qua molto felici. A costo zero per aiutare tutte, dare e dare a mangiare tutto sto popolo non è facile. No, assolutamente. Ma poi si è organizzato il bene, lo bruciatore, ripeto. Poi Stelle, voglio fare un ringraziamento particolare al compare Silvio. Silvio. Sì. Lui è stato uno degli artefici dei cuochi insieme a queste donne. Silvio, l'unico maschio in mezzo a tutte le femmine. Ma tu dici San Beppe, come la papera. Come la papera. Ci metto lo formaggio, non so, crea. Vedi come ti ho trovato la chiave. Vabbè, signore, buon lavoro. Poi vengo sicuramente a fare i complimenti. Ringraziamo pure l'amico Gabriele, che lui è un grande cuoco, pure lui. Ci piace lavorare, lui fare qualcosa. No, non ti preoccupare. Vai tranquillo, vai. Ma lo so. Com'è questa papera? In cui le prova. Dai, prova in diretta, su, dai. Tutto live. La fine del mondo. Lo so, se vado. Buonissimo. Se vado subito, che la mossa. Perché? Mo da assaggia, dai. Vai. Ma la prova. Ma no, ma io me la bevo la responsabilità, non me la bevo. Dai, compavi qua, tirate sotto. Andiamo, dai, attacca.
Mi va un po'. No, grazie. Mi mangio la papera. Aia, che mi mangio? È buona. Quando se la dice, no. Complimenti signori, la papera la so provate. È ottima. Buttate matte.